Buongiorno, oggi vi presento questa barca, il Targa 30 della Botnia Marine, costruita in Finlandia. La barca è del 2000, dell'anno 2000, e non è mai stata utilizzata al mare, sempre al lago. E la lunghezza della barca è 9 metri, larghezza 3,15 e per un peso di 5.000 kg. Vi presento il fondo della barca, che non presenta segni di osmosi. Qui abbiamo l'elica di prua, che è sempre molto utile per le manovre nel porto. Come dicevo, abbiamo appena rifatto tutte le antialghe, due mani di antialghe nuovo nero. Adesso andiamo nella sezione dietro, che vi presento i piedi. Ok, qui abbiamo due piedi della Yanmar, che sono stati cambiati nel 2012, doppia elica, perché la barca è del 2000, ma i piedi sono stati cambiati e sostituiti nel 2012 insieme ai motori, che poi vi mostrerò i motori nella sezione sopra. Qui abbiamo anche un'utilissima scaletta per i subacquei, che possiamo togliere, la plancetta integrata e come dico, anche se notiamo, i piedi non hanno nessun segno di corrosione, non c'è assolutamente nessuna corrosione nei piedi perché sono praticamente nuovi. Allora, ci troviamo nella zona poppiera, dove abbiamo questo grande spazio. Qui abbiamo un palo di lavoro per il traino, abbiamo la luce di illuminazione per la notte, per il lavoro. Adesso apro i gabboni motori, che vedremo i due motori diesel da 260 cavalli Yanmar. Allora, come dicevamo, qui abbiamo due motori Yanmar da 260 cavalli, che sono stati cambiati, sono stati sostituiti nel 2012 insieme ai piedi, con due motore e piedi nel 2012 sono stati sostituiti. Da questa sezione abbiamo i filtri della nafta, c'è anche il riscaldamento elettrico per l'inverno, per il mantenimento dei motori. E i servizi motori sono sempre stati fatti. Il motore di sinistra a 922 ore e il motore di destra a 926 ore. No. E qui abbiamo la presa di corrente per il 220 per la banchina. Adesso vi mostro l'interno della cabina, da questa parte. Abbiamo i cuscini, che sono tutti in ottimo stato, sono stati rifatti, il pavimento è in ottimo stato. E abbiamo tre uscite, l'altra uscita da questa parte. Qui davanti abbiamo una piccola cabina dove si può mettere il materiale. Da questa parte vi mostro il gavone del carburante, dove ci sono i rubinetti del carburante dei motori diesel, in caso di incendio, per chiuderli. Qui abbiamo un gavone dove abbiamo uno stoccaggio di materiale. Di dietro c'è il caricabatterie, un grande gavone dove possiamo mettere i fender e il materiale. Da questa parte abbiamo il frigo, qui abbiamo la sezione degli interruttori principali per le batterie, con tutti gli staccabatterie, e subito qui dietro abbiamo l'estintore, che è collegato col vano motore automaticamente. In caso di incendio basta tirare e l'estintore va direttamente nei motori.
Adesso vi presento i comandi dei motori e la strumentazione di bordo. Allora, qua abbiamo le manette elettroniche, elica di prua, e qui abbiamo tutti i comandi di motore con le ore dei motori, che sono, come dicevo, motore di sinistra 922 e motore di destra 926. Ok, qui spegniamo. Qui abbiamo il radar. E abbiamo questo sistema di FLIR che è la visione notturna per la notte. Abbiamo tutti i manuali di istruzione vediamo qua appunto questo sistema FLIR della visione notturna che è veramente super interessante. E il radar è un G4, Abbiamo anche questi i cassetti dove possiamo mettere tutto il materiale, che è sempre un'ottima cosa. I sedili sono in ottimo stato. Ok, andiamo fuori. Adesso usciamo nella presentazione del pozzetto fuori. Parte avanti di questo targa 30, vi mostro i gavoni. Abbiamo diversi gavoni dove per lo stoccaggio del materiale, anche da questa parte. Abbiamo un gavone centrale dove è compresa la batteria per l'elica di prua e sotto qui c'è l'elica di prua dove possiamo anche mettere diverso materiale. Qui abbiamo un faro regolabile per la notte, per la ricerca. E qui abbiamo il gavone dell'ancora con 50 metri di catena, e il suo salpa ancora qui davanti. Adesso andiamo sul petto della barca, che vi presento le varie opzioni che abbiamo per il radar e il posizionamento del FLIR. Anche qui abbiamo la luce che possiamo ribaltare. Ok. Qui abbiamo il radar che possiamo, per diminuire l'altezza per il trasporto, possiamo cambiare. E qui abbiamo il posizionamento del. Del FLIR, che possiamo anche modificare per sempre per il trasporto della barca. Qui questo è il famoso FLIR per la visione notturna e qui davanti è il radar. Abbiamo anche la luce di prua, diverse luci per il pozzetto, la tromba, il GPS. Il GPS della Garmin, Adesso riposiziono tutto per il trasporto, Allora, fisso la barra per il trasporto e anche il radar viene fissato e viene ribaltato indietro, così si abbassa l'altezza per il trasporto. Allora, spero che la presentazione di questo Targa 30 vi sia piaciuta. Per il momento siamo il 20 novembre 2023, la barca è ancora disponibile per la vendita. Mi potete contattare via email. E inoltre vi voglio ricordare che noi siamo sul Lago Maggiore, parte Svizzera, e facciamo anche i trasporti internazionali delle barche, perciò potremo portarla dove volete. Grazie mille, a presto!